Questo è il punto dove 50 anni fa dal Monte Toc si staccò la frana che travolse tutto, si lasciò dietro 2000 anime purtroppo che perirono nella sciagura. Con me c'è il direttore del nuovo spazio espositivo del Vajont, Gianluca Dincalevis. Che cosa bisogna dire ancora di quella tragedia? Ma per alcuni tutto è già stato detto, è stata una tragedia, una catastrofe di immani proporzioni. Difficile partire con discorsi nuovi per alcuni. A Casso, sul costone opposto a quello del Monte Toc, si trovava allora nel 63 una scuola elementare con 50 bambini. L'onda fu talmente grande, l'onda provocata d'acqua provocata dalla frana, che risalì il costone opposto e travolse anche questa scuola. La scuola quindi è rimasta chiusa per mezzo secolo. L'abbiamo riaperta dopo 50 anni e ora è diventata un centro espositivo. Il nuovo spazio di Casso è un centro per l'arte contemporanea. Credo che la diga non vada intesa solo come una lapide. Credo che la memoria sia fondamentale, ma credo che l'uomo stia sulla terra per propagarsi. L'arte è la vita, è molto importante quindi venire qui in questo luogo così complicato e difficile e cercare di fare questo lavoro. È anche un lavoro, diciamo, di bonifica culturale, è molto delicato il discorso, bisogna avere memoria della tragedia. D'altro canto vorrei ben vedere come si potrebbe dimenticarla, ma bisogna anche avere il coraggio di produrre nuove immagini. Aprire questo spazio dopo mezzo secolo con questa destinazione significa non credere che l'arte è inutile, credere che possa avere una funzione. L'arte e la cultura hanno una funzione, soprattutto in luoghi difficili.